Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, finalmente è tornata, non solo a Sanremo, ma è venuta anche a trovarci qui a Radio Bruno, nella nostra postazione, Arisa. Ciao! Ma ciao, bellissima, come stai? Benissimo, grazie. Ma spero mi dicessi un'altra cosa, mi sento bene. No, perché non vorrei essere, non vorrei ripetermi sempre, come si dice, autocitarmi sempre. E invece mi no, mi sento devi. Bene, hashtag mi sento bene, stasera mi sentirò bene, speriamo. Ragazzi, ascoltate, mi sento bene. Amici di Radio Bruno, ascoltate, brava. Mi sento bene. Brava, okay. Brava, puoi continuare all'infinito. Beh, però parliamo di questo sì. Brano che rappresenta perfettamente, insomma, il periodo che stai attraversando, no? Un periodo anche di cambiamento. Tesoro mio, guarda, più che periodo che sto attraversando, è un augurio. È la voglia che sia il periodo da attraversare, perché ecco. In realtà non è che ci sono dei periodi dove ti senti benissimo e dei periodi, ci sono più periodi dove ti senti una uno schifo, possiamo dirlo così, piuttosto, però di base è un esercizio, sai, è proprio un esercizio. Ci sono periodi in cui sei bello focalizzato, che riesci a stare meglio, e mi stupisce molto che le cose che ti danno più felicità in realtà sono le cose più piccole e impensabili. Questa è una cosa importante. Sì. Che riguarda tutti, eh? Che riguarda tantissimi. Tutti. Infatti dice, ridere non è difficile se cogli il buono di ogni giorno. Nel senso che tutti possono farsi una grassa risata, ma proprio tutti, anche nelle condizioni più tristi. E l'importante è capire, no? È capirlo, insomma, questo bisogno di cambiamento e di vedere la vita, insomma, in maniera diversa, sì, no? Sì. No, ma guarda, prima questo alone di malinconia era anche dato dal fatto che cantavo canzoni molto molto meravigliosissime, però effettivamente un po' malinconiche. Invece adesso basta. Hai detto basta, voglia di cambiare, di esplorare mondi nuovi? Eh sì, perché le persone, sai, quando mi vedono che mi dicono mamma mia Arisa, mi fai piangere, no, non va bene. No, dai, non è vero. Io voglio farti ridere, amore mio, io sono nata per farti ridere, non per farti piangere. Brava, ma questo lo sappiamo perché sei super divertente. Senti, all'insegna della novità è anche il tuo nuovo album in uscita l'8 febbraio, Una nuova Rosalba in città, ci sì. Racconti un po'? Allora, guarda, è un album molto particolare perché racconta delle storie. Guarda, sono molto curiosa quando l'ascolterete, perché è un po', tra virgolette, appartenente al filone di sincerità. Nel senso che anche sincerità e anche ti dirò Malamore no, l'album di dopo del 2010, era un album che parlava di tante situazioni diverse con all'interno delle massime o dei significati nascosti, con dei ritmi molto allegri o comunque. E questo è un album così, io sono voluta ritornare con naturalmente con uno sviluppo in più, ma con una crescita a quello che facevo prima, perché in realtà mi dava molta 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 gioia, molta felicità. E ci sono tanti autori, siamo partiti con la Sugar con l'intenzione di fare un disco che potesse essere rappresentabile, quindi come dire, che potesse mettere insieme anche la mia anima divertente, quella piccolina, poco malinconica, la vocalità, tutte le cose. Alla fine siamo riusciti, la Sugar ha sguinzagliato tutti gli autori che ha, e praticamente alla fine siamo riusciti a fare un gran lavoro. Secondo me è molto bello. Siamo curiosi di ascoltarlo. È quello che rappresenta per me, cioè una figata, cioè tocchiamo temi super fighi, sono super fighi, basta. Parliamo di un'altra serata importantissima, venerdì, serata del duetto con Tony Hadley e i Cataclò, che sì. È una compagnia italiana di danza acrobatica, sì. Quindi ci sarà una scenografia incredibile. Ma sicuramente cercheremo di fare il nostro meglio, poi vediamo, senza troppe aspettative. Ma sì, te la vivi così? Sì, facciamo quello che possiamo. Anche perché, insomma,
tu sei venuta qui a Sanremo finalmente dopo 3 anni, perché mancavi da 3 anni, quindi insomma sembrava un'eternità, però con la voglia di vincere. Sì, sì, sì. Ma io penso che un po' tutti abbiano voglia di vincere, perché non è che partecipi al Gran Premio per arrivare ultimo, secondo me. Giusto. Va bene partecipare, però anche avere un riconoscimento, perché poi la vittoria è un po' un riconoscimento da parte di tutti, non è una roba da snobbare. Un riconoscimento da parte di tutti significa che il tuo lavoro è piaciuto, che tu sei, e quindi sarebbe bello. Però non lo dico più. E la vivi e basta. Sì, non voglio dirlo più. Arisa, noi non vediamo l'ora di vederti sul palco dell'Ariston. Che sia chiaro che è così, però non lo dico più. Brava, brava, grazie Arisa. Grazie a te tesoro mio, sei bellissima. Baciamoci. In bocca al lupo, ciao Radio Bruno. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Ital Pizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.